L'esempio del collezionismo italiano è proprio che ci sono un sacco di collezionisti che sono sparpagliati nelle varie province e hanno questa grande passione, incominciano a collezionare per i più svariati motivi. Io ho cominciato dopo, ho cominciato all'inizio del 2000. Quello che ha fatto scattare è che a un certo momento ho deciso. E mi incuriosiva anche il fatto che non riuscivo a trovare diciamo, il fil rouge dell'arte contemporanea, qual era il filo conduttore, il comune denominatore tra tutte queste cose che vedevi un po' dappertutto. E c'era ancora figurativo, c'erano la trans avanguardia, c'era il concettuale, c'erano le performance, e non capivi qual era il comune denominatore. Questo mi intrigava molto. Diciamo, la caratteristica della narrazione di un collezionista ai miei nipoti, ai miei cose, è quello di dirgli: guarda, questo pezzo qua tuo nonno l'ha comperato a 12.000 euro e sembrava un cartone al quale mi vergognavo un pochettino a farlo vedere, perché insomma, mi sembrava anche forse un po' una fregatura. Parlo di Dan Vaux, comperato da Isabella Bortolozzi. E poi è andato in asta a 600-700, salvo poi e tutti mi hanno detto vendilo, vendilo, vendilo. Io dico no, lo vendo, a parte che sta benissimo sul divano e c'è i colori giusti, e quindi era una meraviglia. Certo, avendo un'estrazione medica, c'è anche questa fascinazione del corpo, delle sue parti e del significato anche delle sue parti. È chiaro che la faccia esprime l'identità, gli occhi esprimono l'anima, le mani e la capacità di agire, i piedi e la capacità di muoversi, di essere autonomi, che comunque di fronte all'opera d'arte uno confronta se stesso, la propria sensibilità, il proprio mondo di immagini, e quindi è molto affascinante, ecco questo, e quindi è il tuo mondo e la tua chiave di lettura è diversa da quella di un altro. Diciamo, una volta si andava alle fiere per vedere gli artisti, oggi vai alle fiere. Ti posso non sopraffare, ecco, tu perdi di vista quello che può essere l'interesse per te, per la tua collezione. E poi hai subito un senso di frustrazione perché le opere che ti piacevano, diciamo, io le conosco perché mi mandavano le preview, magari le cercavo prima. Quando le vedi sono già vendute non perché c'è stato qualcuno che è entrato 10 minuti prima di te, perché sono state vendute 3 mesi prima, sono state, oppure ti rispondono che sono per le istituzioni, e le istituzioni, e questo fa dispiace sentirselo dire, sono sempre all'estero. Io ho certe opere che per me dico sono terapeutiche, perché ho preso delle opere che mi ricordano degli incubi infantili. Io davanti nella mia casa di Venezia ho una fotografia di Matthew Barney, naviga nel vuoto nero, era un ricordo infantile quando io avevo la febbre da bambino, mi sognavo di fluttuare in questi spazi neri. Anche diciamo, collezionisti stranieri che sono venuti a vederla dicono non è la solita collezione che si vede andando in giro nelle collezioni private europee e anche italiane. Perché cioè, ci sono tanti autori, tanti artisti che noi non conosciamo e quindi ha un aspetto di freschezza e di vivacità. E questo è una cosa che per me è un complimento, nel senso che noi, a parte diciamo, la classicità, poi c'è dove io mi muovo di più e ho il piacere maggiore è quello di andare a scoprire i giovani a livello internazionale, anche italiano, che esprimono, diciamo, la contemporaneità. Quindi sono delle fotografie che gli artisti, che sono, diciamo, le persone più sensibili che leggono il contemporaneo,
fermano sulle loro tele, sulle loro opere. Ecco, quindi sono dei flash. Penso, non so, alle foto che noi abbiamo, una serie di Nan Goldin. Questa è, secondo me, una delle grandi opere che hanno documentato, diciamo, quel dramma che ha segnato quel periodo, come poteva essere, come quella di Mapplethorpe con Lewick e Machado, che sapeva di morire con in mano questo bastone con il teschio. Ecco, ci sono alcune cose, ecco, credo che queste opere devono essere messe a disposizione della comunità, perché hanno un valore, diciamo, universale e storico, proprio per capire quello che è successo. Io credo che il collezionista di contemporaneo è un collezionista che deve dar voce a quelli che sono gli artisti che tramite le loro opere fanno capire qual è la drammaticità di questo momento. Io penso che il ruolo del collezionista è quello di cercare un'opera che sia significativa, quindi un'opera che è un'opera contemporanea.